Amiche e amici del Baco, state pronti perché vi faremo vedere quest'oggi un video su una bellissima esperienza. E con me per parlare di questo video abbiamo Alessandro Ceradini. Ciao amici del Baco. E il nostro Alfredo Cottini. Ciao a tutti. Alfredo, cosa vedremo? Allora, vedremo i ragazzi impegnati in attività fatte soprattutto all'esterno, perché siamo sul Baldo, quindi attività di orientieri, giochi, e verranno un po' anche così portati a vivere l'esperienza di quello che può essere un campo alpino. Quindi la mattina faranno la dunata, l'alzabandiera, faranno molte attività sociali, staranno molto assieme, coordinati da un gruppo di fantastico di alpini, amici degli alpini e di aggregati. Quanto è importante per i ragazzi un'esperienza così? Beh, importantissimo, un'esperienza che li fa stare insieme dal venerdì alla domenica, tutti insieme, dormire, giocare, vivere la giornata insieme, aiuta molto i ragazzi a solidare tra di loro. E allora a questo punto guardate con noi che cosa abbiamo documentato con il nostro video. Buongiorno a tutti, Rifugio Merlini. Sabato 15 giugno, in questo momento possiamo partire per fare la dunata. I ragazzi saranno schierati e divisi per squadre. Allora, siamo qui con i ragazzi ospiti di questa bellissima esperienza sul Monte Baldo. Adesso ci facciamo raccontare da qualcuno di loro cosa stanno vivendo in questi giorni. Allora, cominciamo da te, che sei anche il più giovane, giusto? Quanti anni hai? Ho 8 anni e mezzo, il 23 giugno ne compio 9. 9, come ti chiami? Emanuele. Cosa ti piace di più di questi giorni qui con gli alpini? Sinceramente tutto, mi piace l'esperienza nuova, mi piace anche le nuove cose che faremo, mi piace tutto. Ti piace tutto, che bel entusiasmo, bravissimo. Poi allora vediamo chi c'è qui, tu sei? Francesco. Francesco, quanti anni hai? 12. 12 anni. Tu cosa mi dici di questi giorni? Beh, quello che mi piace di più è passeggiare, camminate. Passeggiare e camminate. Fra un po' sai che ci sarà una passeggiata, sì, giusto? Sì, sì. In cui faremo un tipo di esperienza. Ti ricordi cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo ad orientarci con le mappe. A orientarci con le mappe, orientare. Bravissimo, bravissimo. Poi chi abbiamo qua? Tu sei? Samuele. Samuele, quanti anni hai? Ho 9 anni. Tu cosa mi racconti di bello? E a me quello che mi è piaciuto di più di questa esperienza è andare a vedere le stelle ieri sera. Uh-huh. E mi è piaciuto anche a me le camminate, anche se mi distruggo i piedi. Ti distruggi i piedi? Non ci credo. Sì, fanno male. Ma ascolta, allora aspetta un attimo, che abbiamo qua?
Tu sei? Jacopo, e ho 10 anni, quest'anno ne compio 11. La cosa che mi è piaciuta di più è stato ieri sera vedere stelle anche a me, e anche questa che stiamo per fare con le carte geografiche e le bussole. E mi piace molto dormire con il sacco a pelo. Con il sacco a pelo. Salve, sono Roberto dell'Oriente Express Verona. Oggi i ragazzi faranno lezione di orientamento, di orienteering, e quindi ci sarà una parte teorica dove impareranno a leggere una bussola, e come si usa, e impareranno anche a utilizzare una mappa, e poi ci sarà una prova pratica qui nel bosco vicino a Ferrara di Montebaldo, dove troveranno pane per i loro denti e vedremo come se la caveranno. Tra le varie attività di questa splendida tre giorni sul Baldo con questi ragazzi, e ci sarà anche qualcosa legato all'attività sportiva. Ti puoi presentare cortesemente e ci racconti cosa avrà fatto oggi? Sì, Cristiano Federico dell'associazione Nippon Karate, un'associazione storica della zona Valpolicella, capitanata dal maestro Roberto Pimazzoni, e svolgeremo con i ragazzi un'attività molto veloce, al fine di trasmettere loro il concetto di sicurezza personale più che di difesa personale, ovvero gli atteggiamenti da attuare per evitare di trovarsi in situazioni pericolose ed evitare proprio di arrivare a contatto fisico, perché quando si arriva a contatto fisico e qualcosa è andato male, quindi prevenire queste situazioni, insegnare loro eventualmente le tecniche di caduta, perché si finisce sempre per terra, e a togliersi dagli impicci prima possibile. Ecco, quindi niente di trascendentale, di violento, un sani comportamenti da adottare per evitare proprio gli scontri e di trovarsi in difficoltà. Quindi qualche insegnamento relativo all'autogestione del proprio fisico, della propria forza, anche delle proprie reazioni. Certo, e soprattutto accorgersi prima, osservando l'ambiente e le situazioni in cui ci si viene a trovare, se qualcosa non va, ed eventualmente andarsene a gambe levate. Ecco, questa è la cosa migliore. La tecnica migliore è non essere lì quando succede. Come state vedendo da questo video, sono tante e belle le attività all'aperto, ma c'è un'altra cosa importante, la sicurezza. Soprattutto perché quando si fa orienteering o quando ci sono i boschi, ecco, c'è il pericolo dell'incendio. E allora un corso tenuto dalla Protezione Civile per saper spegnere un incendio. Prima con l'intervento direttamente degli operatori e poi con la gestione, dietro consigli ovviamente, lasciata ai ragazzi. Un momento davvero intenso, davvero importante, e che potrà servire. Siamo qui col gruppo organizzatore di questa splendida tre giorni sul Baldo, in particolare con Matteo Pizzini. E Matteo, qualche sensazione di questa tre giorni? Beh, una sensazione sicuramente positiva, e positiva la vedete anche dai sorrisi che i nostri cari organizzatori stanno manifestando, perché ci siamo divertiti, è stata dura, abbiamo dormito poco, ci siamo fatti sulle maniche oltre il gomito, e ci siamo divertiti parecchio. È stata un'esperienza, penso, positiva per tanti di loro. Alcuni sono alla prima esperienza, alcuni sono già navigati, hanno già partecipato anche alle altre tendate, e non vediamo l'ora, lo dico personalmente, spero che sia anche il loro pensiero, di riproporla il prossimo anno. Entusiasti, i ragazzi si sono trovati bene, le organizzazioni delle manifestazioni tutto secondo programma, felicissimi. Abbiamo qui anche delle amiche degli alpini, si respira il senso di famiglia, di aggregazione, dico bene? Sì, si respira veramente tantissimo questo clima con i ragazzi, con tutti i volontari, tutti quanti, soprattutto con gli alpini. E quindi per chiudere cosa diciamo? Viva gli alpini e arrivederci all'anno prossimo!